Pippineto fa suo il derby contro il Giulianova e consolida il quarto posto. 3-1 il risultato finale al termine dei 96 minuti, con i biancazzurri che rimontano l'iniziale svantaggio per poi legittimare il risultato nella ripresa. Amaolo deve rinunciare allo squalificato Pietrantonio, al suo posto Mazzei in difesa, e lascia Stefano Amadio, reduce dall'influenza, in panchina, tra i pali l'ex Sciba, in mediana Marianeschi, Esposito e Camplone, nel tridente con Tomassini, Ciarcelluti e Fratangelo. Bolzan senza Napolano, squalificato per 4 giornate e di fatto fuori dai giochi, inserisce l'ex Mazzocchetti tra i pali, difesa a 3 con Fuschi, De Fabritis e Ferrini, con Del Grosso e Antonelli a fare gioco sulle fasce. Torelli agisce dietro le punte, Barlafante e Di Paolo. Partita piuttosto tattica in avvio, con il Giulianova che approccia meglio la gara facendosi preferire. I giallorossi tentano la prima incursione al sesto con Torelli, che entra in area e scarica la conclusione ribattuta dalla difesa. La gara si sblocca al quarto d'ora, quando Barlafante riceve palla in area, spalle alla porta, pregevole il controllo, fa per girarsi e viene messo giù da Pepe. Ingenuità del capitano biancazzurro, che vale il calcio di rigore in favore del Giulianova. Dal dischetto Di Paolo batte Sciba, che intuisce ma non ci arriva. La reazione del Pineto al 18esimo: punizione dal limite, traversione basso di Marianeschi che attraversa pericolosamente tutta l'area, ma nessuno è pronto alla deviazione vincente. Al 28esimo si concretizza il pareggio biancazzurro, traversone di Della Quercia dalla destra, la difesa si fa sorprendere e Tomassini in scivolata insacca sul secondo palo, beffando un non del tutto incolpevole Mazzocchetti per l'1-1. Nella ripresa il Pineto torna in campo più motivato e col passare dei minuti prende in mano il controllo del centrocampo e il pallino del gioco. Dopo neppure un giro di lancette, Ciarcelluti fa partire il traversone per Tomassini, che in acrobazia spedisce al lato. È il preludio al sorpasso, che si concretizza al 13esimo. Il Giulianova si fa infilare per vie centrali, Tomassini va all'uno contro uno con De Fabritis, protegge la sfera col corpo e infila per la seconda volta Mazzocchetti, ribaltando il risultato e portando il ruolino personale a quota 15. Ora il Pineto è padrone del campo, si fa sentire l'assenza nella zona nevralgica di Napolano per il Giulianova, e al 24esimo piove sul bagnato per i giallorossi, con De Fabritis che si fa ammonire, era diffidato, e salterà la sfida di giovedì contro il Monte Giorgio, mentre rumoreggiano i numerosi tifosi di fede giallorossa giunti al Mariani Pavone. Al 35esimo ancora Pineto, che potrebbe colpire in contropiede, ma su Esposito è efficace la chiusura di Balducci. Break del Giulianova al 37esimo, ma il velenoso diagonale di Di Paolo, che sfiora il palo e termina fuori, è troppo poco per una compagine che vuole evitare i play-out. Poi solo Pineto al 39esimo, Camplone tenta la rovesciata parata da Mazzocchetti, ancora emozioni nel finale. Al 47esimo conclusione a botta sicura di Massa, entrato a rilevare Fratangelo, l'estremo giallorosso si salva con i piedi, ma nulla può al 50esimo, quando Ferrini aggancia in area ancora Massa, secondo penalty di giornata. Pepe, di potenza dal dischetto, fissa il risultato sul definitivo 3-1. Sconfitta pesante che complica non poco il cammino del Giulianova, che resta a quota 37 ad un solo punticino di vantaggio dai play-out. Morale alle stelle per il Pineto, che torna a vincere anche in casa, consolida la quarta piazza e mette una seria ipoteca sui play-off. Mister Dario Bolzan, nel Giulianova aveva iniziato bene questa partita, poi vi siete un po' persi in corso d'opera, soprattutto a centrocampo si è sentita l'assenza di Napolano. Ma sì, credo che abbiamo fatto un buon primo tempo. La mia analisi è che il secondo tempo, quando è venuto a calare un po' la lucidità, la forma fisica, sicuramente lì, come hai detto te giustamente, si è sentita la mancanza di Napolano per la qualità che ha lui nella manovra, nel far girare la squadra. Poi dopo credo che sia venuto fuori, e non è da poco, le qualità tecniche e fisiche di una signora squadra come il Pineto. Penso una delle più attrezzate di questo girone, assolutamente. Guarda, io non mi faccio mai prendere la paura, a differenza di quello che può pensare qualcuno qua. Io ho gli attributi per allenare questa squadra, per trasmetterle tutta la mia grinta. Io oggi ai ragazzi le ho fatto i complimenti, perché secondo me hanno dato tutto quello che avevano.
può darsi che se c'è una possibilità di tirarci fuori è con questo atteggiamento che hanno avuto oggi. Io oggi non ho visto un giocatore che non sia uscito dal campo stremato. Mister, forse nel momento in cui il Giulianova è andato sotto, forse si poteva fare qualcosa di più in avanti, magari optando per un modulo un po' più offensivo. Io? No. No, può darsi che hai ragione, ma credo che ho finito. Una domanda. No, credo che ho finito la partita con 5 attaccanti, quindi se ne avevo altri ne mettevo altri, ancora mi è rimasto Morra che lo ritengo un esterno, poi il resto tutti gli attaccanti che avevamo erano dentro, compreso Tozzi Borsoi, che era meglio non rischiarlo, quindi infatti è entrato per quello che sono in questo momento le sue condizioni, quindi rispetto la tua opinione, ma ti posso garantire che tutto quello che avevamo ho cercato di mettere la squadra il modo offensivo possibile. Giovedì ci sarà un'altra partita molto importante, delicata, in chiave salvezza. Avrete diverse assenze perché De Fabritis è squalificato, forse anche il capitano. Sì, ora il capitano dobbiamo verificare, De Fabritis sicuramente non ci sarà, un'altra tegola in più, ma è così, e quindi non bisogna piangersi addosso, bisogna andare avanti, lavorare a testa bassa e cercare a ogni modo di raggiungere la salvezza, a ogni modo. Direttore generale Roberto Giammarino, una partita importante, vinta in maniera soprattutto legittimata nel secondo tempo, vinta in rimonta con un centrocampo che ha funzionato molto bene, forse invece meno quello del Giulianova. Sì, no, è stata una partita difficile, lo sapevamo, l'approccio alla gara non è stata delle migliori, infatti il primo quarto d'ora abbiamo sofferto, il Giulianova era ben messo in campo e organizzato. E poi penso che dopo il gol dell'uno pari il Pineto abbia tenuto in mano la partita per tutta la gara, Sciba è rimasto inoperoso, chiaro che noi dovevamo assolutamente vincere per mantenere i playoff vivi. Giulianova chiaramente aveva bisogno dei punti, quindi è stata una partita, anzi per l'importanza dei punti in palio è stata una partita anche bella, perché è giocata aperta da noi e abbiamo cercato, forse l'errore è che non l'abbiamo chiusa prima, abbiamo sprecato molte ripartenze, peccato, però alla fine poi i valori in campo sono usciti e penso che abbiamo vinto meritatamente, un plauso ai ragazzi. Giulianova giocava 3-5-2 e quindi noi dovevamo per forza entrare dalle fasce, quando abbiamo cercato di entrare al centro abbiamo preso le ripartenze, quindi diciamo che lì quella è stata la chiave di volta della partita. Con Marco Cercelluti un po' più sul campo forse questa partita l'avremmo chiusa prima, adesso abbiamo dei ragazzi da recuperare, però penso che l'interpretazione della gara sia stata perfetta e dovevamo cercare di vincere senza rischiare di perderla, ci siamo riusciti, un plauso al mister e a tutti i ragazzi. Questa è una vittoria importantissima anche in chiave playoff, anche perché insomma anche le altre non si fermano e quindi si deciderà forse tutto alla fine. Se l'ho detto in tempi non sospetti, noi avevamo fatto una serie di 4 partite, 10 punti, eravamo sempre lì, quindi vuol dire che gli altri corrono come stiamo correndo noi. Però è giusto che sia così, è un campionato difficile, avvincente, lo stiamo interpretando in una maniera giusta, abbiamo fatto veramente delle grandi cose, abbiamo lottato con tutte le squadre alla pari e questo ci dà il merito di crederci fino alla fine. Non è finita, mancano ancora 3 partite difficili perché abbiamo tutti scontri con squadre che devono salvarsi, quindi il Pineto dovrà stare molto attento, però abbiamo messo una buona ipoteca per disputare i playoff. Adesso 3 gare, 3 finali e poi vediamo.